Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come ultimo video prima delle vacanze ho pensato una cosa veramente speciale. Cambiamo un po' il nostro genere e passiamo a una marca di GPS che ancora non ho portato sul canale. Si tratta dei Ruid R6, un sistema base rover eccezionale. Ve li mostro subito. Questi GPS possono essere utilizzati sia come base rover o sia solo come rover. Quindi abbiamo un GPS che oggi fungerà da base, un GPS fungerà da rover, il tablet della Panasonic con sistema operativo Windows 10 e le due antennine. Chiaramente poi avremo il treppiede e la balina. E infine, per avere maggiore mobilità, avremo il nostro holder che supporterà il tablet. Ma adesso bando alle ciance, passiamo subito al rilievo. Bene, iniziamo con l'apertura del software sul PC. Selezioniamo un nuovo lavoro, lo chiamerò Base Rover, visto che la prima modalità che voglio farvi vedere è questa. Lo salviamo con la spunta verde. A questo punto ci chiede se vogliamo connettere una periferica Bluetooth, gli diciamo di no e vi faccio vedere come si fa. Equipaggiamento, base GLONASS, perché in questo caso collegheremo una base. Andiamo subito nelle porte e controlliamo che il dispositivo GPS corrisponde con quello che utilizzeremo. Se non lo vedete, potete attraverso queste rotelline cercarlo e poi collegarlo. Nella scheda ricevitore possiamo impostare i vari parametri come l'altezza della pallina, la maschera di elevazione, la frequenza della posizione, oppure attraverso le impostazioni avanzate cambiare anche le costellazioni. Una volta impostati i parametri possiamo premere sulla spunta verde, collegare il dispositivo GPS e avviare la base. Ora, essendo una nuova posizione, farò leggi da GPS e da qui mi calcolerà la posizione, altrimenti possiamo anche inserire un punto noto. Da questa schermata possiamo dare un'occhiata alla qualità del segnale, alla posizione ai satelliti. Quando siamo pronti possiamo fargli fare le letture. Ci vorrà solo qualche secondo. In questa schermata mi raccomando, segnalate la base dandogli anche il nome 100 e ricordatevi di salvarla nel lavoro. Abbiamo configurato la base, ora ci chiede se vogliamo salvare i settaggi, possiamo anche dirgli di no. Passiamo al rover. Cliccando sempre nella scheda equipaggiamento rover ci connetterà col Bluetooth. A questo punto tirerò fuori il mio rover. Accederò alla COM per vedere se è il GPS giusto che è selezionato. Se non è selezionato, ricordatevi, tramite le rotelle potete sceglierlo e attendo che effettui la connessione. A questo punto posso cliccare sulla spunta verde. Una volta stabilita la connessione posso procedere con il rilevamento. Quando effettuate il collegamento base rover, mi raccomando di non effettuare il collegamento troppo vicini tra la base e il rover. Tenete sempre una certa distanza in modo tale che non ci siano intoppi durante la configurazione. Come vedete, l'impostazione del base rover è molto semplice ed è anche molto semplice effettuare il rilievo. Passiamo ora alla modalità rover con l'utilizzo della rete di correzione Spin GLONASS. Creo subito un nuovo lavoro che chiamerò rover, vado nella scheda equipaggiamento e clicco su rover GLONASS. Controllo sempre se la COM corrisponde al mio rover. Controlliamo anche le reti di correzione se i dati sono corretti. Possiamo vederlo attraverso la rotellina. I dati corrispondono. Assicuratevi di avere la connessione internet attiva. Una volta effettuato il collegamento possiamo anche scegliere la base di riferimento. Una volta che la connessione è avvenuta possiamo subito procedere con il nostro lavoro. Batterò qualche punto, poi voglio farvi vedere il punto ostruito, quello che in Trimble è racchiuso nei punti gogo. Ora voglio battere questo spigolo di fabbricato attraverso appunto questo pulsante
posso accedere al metodo intersica, ovvero tramite due punti che batterò e la distanza dal punto 1 al punto ostruito e dal punto 2 al punto ostruito posso battere il punto dello spigolo di fabbricato. Dalla prima distanza posso leggere il primo punto, dopodiché sposterò la palina sul secondo punto, prenderò le misure con il laser, indicherò la distanza numero 2 e infine leggerò il punto 2. I risultati si vedono attraverso la scheda risultati, da qui posso scegliere il nome del punto, l'altezza dell'antenna, il dislivello e scegliere tra il risultato A e il risultato B, in base alla situazione che mi si presenta. Attraverso il tasto archivio posso salvare il punto. Spero che questo video vi sia stato utile e interessante, soprattutto per imparare a conoscere altri GPS magari non comuni sul mercato italiano. Io direi che mi ci trovo molto bene, l'ho usato per 2 settimane, quasi 3 settimane, e direi che non ho mai avuto problemi. Tempi di inizializzazione rapidi, buona presa del segnale e il software SURFC è molto comodo e intuitivo. Io vi ringrazio per averci seguito, ricordatevi che se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per ricevere tutte le notifiche riguardo ai video che pubblichiamo. Per il resto ci vediamo alla prossima e soprattutto buone vacanze!